Le manifestazioni degli agricoltori francesi riportano alla ribalta le difficoltà del settore. Nell'aprile del 2015 l'Unione Europea metteva fine al sistema delle quote latte in vigore dal 1984, sistema che fissava il volume di produzione per ciascuno Stato membro con l'obiettivo di regolare il mercato. La fine delle quote, contestatissime peraltro in alcuni paesi come l'Italia, ha di fatto liberalizzato la produzione che è esplosa a livello europeo. L'anno scorso gli allevatori accoglievano così la fine del sistema quote. Avere 50 o 500 vacche sarà la stessa cosa. La percentuale di allevatori, di giovani allevatori sotto i 35 anni è del 6%. Non ci sono prospettive. Gli agricoltori invece hanno bisogno di prospettive, così come hanno bisogno di un mercato regolato che serva da rete di salvataggio in caso di crisi e che permetta di risolvere velocemente una crisi. La maggior parte degli analisti del settore non aveva previsto un aumento della produzione con la fine delle quote. Di fronte a un'offerta esorbitante, il prezzo del latte è ovviamente crollato, ma la crisi del prezzo del latte è legata anche alla diminuzione della domanda a livello mondiale, dovuta alla Russia, che dopo le sanzioni europee di 2 anni fa non importa più, così come alla diminuzione delle importazioni da parte della Cina. Stiamo perdendo circa 110 euro a tonnellata di latte, visto che il prezzo pagato è di circa 270 a tonnellata contro 380 euro del passato. La farsa del latte non può continuare in eterno. Il mese scorso la Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di 500 milioni di euro per il settore con l'obiettivo di incentivare gli allevatori a ridurre la produzione, cosa che dovrebbe far risollevare il prezzo del latte nei prossimi 6 mesi. Nel frattempo molti allevatori sono costretti a vendere o a dichiarare fallimento.